La ASLI Italy è l'associazione liberi imprenditori italiani che tutela la cittadinanza, libere imprese contro gli abusi di potere e la mala giustizia, in particolare contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti. Evidenzio questo aspetto perché noi contro il fisco siamo molto agguerriti, cioè abbiamo creato una class action penale, quindi abbiamo depositato al momento più di 100 querele in tutte le procure della Repubblica italiana contro gli abusi di potere delle agenzie di grande riscossione che hanno ereditato un discorso molto vessatorio a danno dei contribuenti dell'ex Equitalia, poi abolito proprio per questo motivo, perché pignoravano pensioni ai pensionati. Qualcuno purtroppo si è anche suicidato, come qualche imprenditore anche si è suicidato strozzato dai debiti, insomma. Quindi non aveva evidentemente nessuno che lo consigliava, nessun punto di riferimento, né umano né professionale, alla fine colti dalla disperazione sono tolti la vita. Questo io li chiamerei quasi dei suicidi di Stato, cioè quelle persone che sono state indotte dalle circostanze avverse. Per cui, ecco, questo non devo dire perché è stata abolita Equitalia, quindi già questo dalla dimensione degli abusi che commettono, insomma, che esasperano le persone, molto afflittive nei confronti dei contribuenti. Ecco, per cui noi con questa azione auspichiamo, diciamo, un fisco più equo, un fisco, diciamo, che le tasse dobbiamo pagarle, quelle che ci spettano e nei limiti in cui ci spettano. Ecco, loro iscrivono il nuovo cartelle prescritte, quindi sono cartelle già inerenti, tributi già scaduti, quindi non è contro la legge incassare quei soldi relativi a quei tributi, e lo fanno. Come calcolano gli interessi in modo non conforme quando prevede la legge in materia, ma in modo molto spesso, diciamo, usurario e anche anatocistico, cioè usurario supera il tasso soglia antiusura previsto dal decreto, diciamo, in materia. E anatocistici su interessi già usurari, direi non contenti, applicano ancora altri interessi. Cioè io già mi diciamo applicato interessi usurari nei miei confronti, io contribuente, dico. Poi, non contenti, su quegli interessi già di per sé usurari, voi calcolate altri interessi. Per cui, ecco perché il pensionato si suicida, l'imprenditore si suicida, perché l'imprenditore magari, ecco, un piccolo imprenditore, versato oltremodo, oppure come a volte magari capita pure i pensionati sociali, gli hanno pignorato la pensione. Quello che c'è la pensione sociale, c'è la minima. Se tu gli pignori quella, cioè magari persone anziane abbandonate pure dalla famiglia, purtroppo sta capitando, perché il mondo che ci circonda diventa sempre più cinico, diventa sempre più meno attento ai valori umani, per cui qua il denaro è il Dio che muove un po' tutto, per cui una società asservita al denaro è una società mercificata, quindi diciamo le persone non contano più contro i soldi, chi ha più soldi comanda, chi ha più soldi a 200.000. È una cosa di uno squallore veramente di diritto, cioè così si aboliscono i diritti umani, si aboliscono le persone, quindi non ho parole, perché non dovrei aggiungere altro. Sono cose veramente vergognose, non dovrebbe accadere. Quindi ripeto, noi siamo molto impegnati contro gli abusi del fisco, e quindi invito chiunque sia esso, chiunque all'ascolto, sia esso cittadino o imprenditore, che è vessato anche lui dal fisco, a rivolgersi a noi, a chiamarci all'ASLI Italy, la nostra associazione, contattando il 331-8265-363, il numero del nostro presidente, il dottor Ficci Alessandro, che diciamo, così entra in contatto con noi e diciamo, avrà la dovuta assistenza, la dovuta sinergia, la dovuta vicinanza, diciamo, anche se non altro, anche di carattere psicologico, insomma. Per cui, questo per quanto riguarda il discorso del fisco. Poi noi, come dicevo, siamo molto impegnati nel sociale, quindi come ASLI Italy abbiamo anche preso posizione per quanto riguarda la legge sul reddito di cittadinanza, che è in particolare contro le anomalie provocate da questa legge a danno degli imprenditori, nel senso che le persone, diciamo, hanno preferito, molte persone, godere parassitariamente del reddito di cittadinanza piuttosto che andare a lavorare. Siamo arrivati al paradosso. Cioè, sono lamentati alcuni nostri associati, io non trovo personale, perché hanno contattato diverse persone, pure sono stati contattati persone, diciamo,
voleva lavorare, gli hanno proposto determinate condizioni economiche, questi si sono fatti i conticini, hanno detto, ma a me il reddito di cittadinanza mi garantisce X, se questo tutto al più mi dà X più 1, insomma, qualcosa in più, a questo punto preferisco rimanere a casa, sul divano, fare, diciamo, le mie cose, cioè, tranquillamente, perseguisco il reddito di cittadinanza, chi me lo fa fare di andare a lavorare? Quindi, mentre nelle intenzioni dei legislatori questa legge doveva essere, doveva avere dei fini molto nobili, cioè tra cui quello di aiutare persone in grave difficoltà economica, sia come sussidio, diciamo, questo praticamente è l'ex sussidio della disoccupazione, questo reddito di cittadinanza, e ha sostituito questo sussidio lì, si chiamava, già c'era, no? Adesso è stato enfatizzato dai 5 Stelle, perché loro parlavano di governo del cambiamento e quant'altro, ma quello che hanno ottenuto, diciamo, in pratica è stato questo. Molti, per carità, anche molti avranno percepito regolarmente questo reddito, ma comunque ci sono stati persone che lo hanno percepito indebitamente, persone che non risiedono addirittura in Italia, gente che sta in Romania, in Albania, oppure qualcuno che è proprietario di una Porsche Cayenne, cioè di macchine potenti, ne cito una tipologia di macchina per tutte, insomma. Quindi non è possibile dare un reddito di cittadinanza a uno che risiede in Albania, oppure non intestatario, ma comunque viaggia con macchine potenti. Cioè, sappiamo come si aggirano le norme, come si aggirano, diciamo, usano i prestanome, però comunque, oltre a tutto questo, diciamo, questi privilegi indebiti godono anche del reddito di cittadinanza, in beffa a chi, diciamo, ecco, a danno delle persone a cui spetta, diventa un'ingiustizia sociale. E noi abbiamo preso posizione, abbiamo messo comunicati stampa, abbiamo stato esposto querela anche contro le autorità preposte al controllo sull'erogazione di questo reddito di cittadinanza, che a nostro avviso l'hanno fatto completamente dal dovere, se no il reddito sarebbe andato a chi spettava. Questa è un'altra problematica su cui noi ci siamo impegnati. Poi, diciamo, altra problematica molto, molto pure grave, diciamo, a livello sociale, sono le truffe sulla legge 104. E su queste truffe, diciamo, i cosiddetti falsi invalidi, diciamo, in particolare, cioè, io rilevo la figura dei caregiver. I caregiver sono i familiari di queste persone, diciamo, dico presunte invalidi, perché molte. Molti truffatori hanno utilizzato documentazione falsa, hanno fatto risultare, cioè, erano dei falsi caregiver, cioè loro si spacciavano per caregiver, cioè parenti di persone, diciamo, invalide, che invalide non erano, e hanno usufruito, diciamo, dei benefici di legge, tra cui congedi, anche, diciamo, privilegi di carattere pensionistico, ecco, e ore di permesso retribuito, congedo fino a 2 anni per assistere il malato, agevolazione pensionistica e molto altro. Quindi, è diventata una bengodi per i truffatori che volevano, diciamo, incassare illecitamente diciamo, il sussidio della 104. E anche qui noi abbiamo preso posizione. Come altri in Italia siamo stati a fianco anche delle società di autotrasporto che sono in gravissima difficoltà, quasi purtroppo al collasso, perché da quando il gasolio è arrivato a costare 2 euro. Quindi, infatti, diceva in un'intervista concessa da Globus Television, a cui una trasmissione a cui ho partecipato anche io, anche del nostro presidente, il dottor Fucci, che parlerà da qui a poco, per quanto riguarda, diciamo, ha parlato il signor Tavolo Francesco, un giovane amministratore di un'importante società di trasporti e logistica della provincia di Caserta, dicendo, in buona sostanza, dice: immaginate cosa vuol dire fare il pieno a un centinaio di camion con queste tariffe, diciamo, inerenti al gasolio, che costa quasi, ripeto, 2 euro al litro, arrivare a costare. Ci facendo qualche conteggio un poco più attento, più preciso, mi conviene stare a casa. Quindi, ecco, imprenditori di lungo corso, per quanto riguarda diciamo, questo settore, stanno per incrociare le braccia. Cioè, così il settore si stroppa, non si favorisce lo sviluppo economico, quindi diventa una cosa veramente mortificante. Per cui non credo che le cose debbano continuare ad andare così. Noi ci auspichiamo, diciamo, un cambiamento, ma radicale, non un cambiamento di soliti, diciamo, provvedimenti
Tanto per, ecco, anche perché in questo settore la disposizione di legge in materia, che per l'esattezza è il comma 5, articolo 83 bis, legge 133 del 2008, che prevede l'aumento del corrispettivo in presenza di variazioni del costo del carburante, per almeno il 2% non si applica, perché per come la legge è stata scritta non funziona. Quindi abbiamo una legge del settore in Italia che non funziona. Addirittura in Europa è peggio, perché i regolamenti europei descritturano il settore. Quindi e il governo, diciamo, ha solo stanziato una somma molto esigua ad un incontro del 24 febbraio 2022, circa 80 milioni di euro, ma sono stati giudicati dalle associazioni di categoria del tutto insufficiente, per cui non è possibile, ecco, risolvere la problematica in questo modo. Poi, diciamo, questo per quanto riguarda la ASL in Italia, che ripeto, l'associazione libera imprenditori italiani, quindi io, imprese del settore autotrasporto, imprenditori che hanno, o cittadini che hanno difficoltà col fisco, vi invito a contattarsi al 331-8265-363, che è il numero del nostro presidente, il dottor Tuccio Alessandro, oppure al 0823-4840-43. O allo 0823 80 51 80, oppure visitare il sito aslimitalinews.it. Ora vi voglio parlare dell'altra associazione che rappresento, che è la Alimodus, è un'associazione medico-scientifica a tutela di persone affette anche da gravi patologie. E con questa associazione abbiamo creato un progetto digitale che comprende una piattaforma web in cui sono stati inseriti tutti gli medici specialisti di riferimento, cioè il cardiologo, il pneumologo, quindi diciamo delle varie banche della medicina. E poi abbiamo creato il Web Medicine Office, che è un metodo di prenotazione digitale delle visite mediche specialisti. E diciamo in questo modo abbiamo evitato ai nostri associati di fare lunghe file alle ASL per ottenere una visita medica specialistica. A volte devono aspettare. Anche malati, diciamo, affetti da patologie oncologiche aspettano mesi, se non anni, per avere la fissazione di una visita specialista. A me viene in mente il famoso proverbio: mentre il medico studia, il malato muore. Cioè, in che certi casi bisogna essere tempestivi, veloci, bisogna intervenire subito. Cioè, se io, malato oncologico, chiedo una visita specialista, mi deve essere garantita a stretto giro, insomma. In tanti ragionevoli, non devo aspettare mesi, sarà addirittura anni per avere una visita ancora. Mentre il medico mi dice posso anche morire nel frattempo, se la patologia si aggrava, non curata, non visitata, se non si interviene in tempo. E tanti casi di malasanità purtroppo sono successi nella nostra Italia. Insomma. Quindi noi, come potete vincere, siamo molto molto impegnati in tutte le problematiche sociali più rilevanti. Siamo anche intervenuti con la Alimodus per quanto riguarda la cattiva gestione delle strutture sanitarie pubbliche del discorso coronavirus. Anche in questo caso sono stati verificati, perché non malati, anche magari già malati già oncologici, che hanno delle patologie oncologiche di base, hanno contratto il coronavirus, sono stati letteralmente abbandonati in casa. E così non è possibile, questa è una netta violazione del diritto alla salute che è previsto dall'articolo 32 della Costituzione, che è la carta primaria dei diritti fondamentali del nostro Stato di diritto, a cui non si può contravvenire in alcun modo. Per cui io chiedo, esorto chi ha problemi di carattere sanitario a contattare sempre il numero del nostro presidente, il dottor Fucci Alessandro, 331-8265-363, oppure a chiamare allo 0823-4840-43, o 0823-81-50-80, o visitare il sito fondazionemedicali.it. Ora non so se lei ha delle domande, io ritengo di aver concluso il mio intervento. E adesso chiamo il presidente affinché prosegua il suo. Insomma. Mi sente? Pronto? Sì. Sì, adesso devo chiamarlo. Sì.
quindi mi posso alzare, lo vado a chiamare perché sono in un'altra stanza, cioè sono da solo qui, io intanto mi alzo e lo vado a chiamare, posso? Perfetto. Renato sta arrivando. Va bene? Sì, no, è in attesa del Presidente, ripeto, io invito chiunque, cioè, siamo gli ascoltatori che hanno problemi sia di carattere sanitario, qualsiasi voglia problema, chiunque ha subito abusi di potere, mala giustizia anche in particolare, ecco, altra tematica molto molto rilevante di cui ci stiamo occupando, cioè casi in cui non è stata fatta giustizia piena. Infatti, tra l'altro, ci stiamo occupando di un caso di omicidio, un ragazzo molto giovane, il padre venne qui piangendo, disse: hanno ammazzato mio figlio, mi hanno archiviato il caso. Quindi, lo so, è che tocca la morale pure, diciamo, tocca i sentimenti, ci hanno anche commosso questo. C'è un clima sociale molto disperato e disperante, cioè, quindi vanno fatti diciamo, molti cambiamenti di carattere sostanziale per renderci la vita umana e sociale molto più, diciamo, come dire, molto più gestibile, molto più umana, molto più normale, come dire. Un tempo di me sta detto che il presidente stava arrivando, l'hanno chiamato, però immaginate che non volevo ripetere. Sì, il numero di telefono, i numeri sono 331 8265363, che è il numero del presidente, il dottor Cuccia Alessandro, che adesso poi dirà lui direttamente. Sta per arrivare, per favore. Oppure il 0823 48 40 43 o 0823 80 51 80, e ci sono i due siti di tutte e due le associazioni, ecco, sia la Agrimita che la Aliomis. La Agrimita, ripeto, in particolare esorto cittadini o liberi imprenditori che hanno problemi, diciamo, in particolare col fisco, insomma, oppure che hanno subito abusi in potere, casi di mala giustizia, oppure persone che hanno problemi di carattere sanitario, a contattarci i tre recapiti che ho detto, che ripeto, 331 8265 363, che è il numero del Presidente, perché c'è Alessandro, lo 0823 48 40 43, lo 0823 80 51 80, e poi i due siti, asilitalynews.it, oppure fondazionemedicali.it, questi sono i due siti. Adesso vorrei un attimo sollecitare l'arrivo del Presidente, va bene? Salve, salve, Iannotta con la I. Ok, dove eravate rimasto voi, Sì, avvocato? io ho parlato di tutte e due le associazioni, adesso per quanto riguarda, diciamo, dal mio punto di vista Ok. registrato, adesso ne parli lei. Allora, in sostanza, faccio un piccolo focus innanzitutto su quella che è l'associazione medico-scientifica che ha visto il lancio della piattaforma web, non so se l'avvocato ve l'ha già introdotto.
Ok, in sostanza quello che noi ci proponiamo di fare con questa associazione, in effetti con quello che ci proponiamo di fare con questa piattaforma, è un sussidio, un aiuto alla sanità di prossimità, partendo dalla situazione della regione Campania, che diciamo come sanità territoriale, insomma, ha i suoi bei problemi. E poi ci colleghiamo fondamentalmente a quello che il PNRR ci ha chiesto subito dopo, insomma, l'emergenza Covid in sostanza. Quindi abbiamo pensato di strutturare una piattaforma di telemedicina semplificata all'interno della quale il cittadino può trovare sia servizi sanitari convenzionati, con circa 30 strutture convenzionate con la nostra associazione, ma può anche trovare servizi medici gratuiti, quindi parlo di qualsiasi tipo di patologia possa essere, diciamo, guardata, se così si può definire, come primo screening online. Chiaramente non interessa tutte le patologie mediche, perché ben sappiamo che la maggior parte di esse hanno bisogno di un appoggio diagnostico, di una diagnostica per immagine. Quindi quello che ci siamo proposti di fare è di dare una mano sostanzialmente al cittadino e di fare in modo che la sanità sia a portata di mano, quindi con un'applicazione web, ma anche e soprattutto a portata di tasca. Questo per quanto riguarda l'Ollus, diciamo, è la mission della quale mi sento di parlare nello specifico. Per quanto riguarda invece Dream Italy, stiamo facendo un lavoro di battaglia, se così la si può definire, perché immagino che l'avvocato sia andato molto più nel dettaglio su questo. Quello di cui ci stiamo occupando nello specifico è la malagiustizia e il recupero debitorio delle aziende in difficoltà. Questo perché Asylum Italy nasce come una compagine di professionisti, ecco, al fianco dell'imprenditore che purtroppo sia dallo Stato sia dalla legge italiana viene molto molto poco tutelato. Questo poi diciamo molto nella sintesi. Per quanto riguarda le battaglie che stiamo conducendo, penso l'avvocato ve ne abbia già parlato, stiamo ottenendo una class action contro Equitalia. E stiamo cercando di far riaprire un caso di malagiustizia che ovviamente per questioni di privacy non possiamo approfondire in questa sede, per insomma un evento abbastanza tragico di un padre che purtroppo ha perso un figlio, ma ci sono tutte le cose a carico della riapertura appunto dell'indagine. Quindi in sostanza queste sono un po' le battaglie che noi facciamo, battaglie di diritto, ecco, se così le si possono definire. Sì. Ho capito. Ok, perfetto, va bene. Ok, si possono mettere in contatto con noi nella maniera più semplice, scrivendo una mail ad aslimitalichiocciolagmail.com, molto semplicemente. Mentre invece per tutti i contatti telefonici poi specifici rispetto agli uffici che si intende contattare, c'è il sito aslimitaly.it all'interno del quale trovano prima una home page di notizie giornaliere e poi trovano immediatamente a fianco tutti i contatti, tutte le informazioni relative nello specifico alla mission dell'associazione, tutti i contatti che possono utilizzare per il contatto, appunto. E la stessa cosa vale per Aliollus. Entrando nel sito che è fondazionemedicaali.it possono trovare tutti i contatti del caso. Quindi ne sono diversi. Pagina Facebook sia di Aslim Italy, che si chiama proprio Aslim Italy, mentre invece Aliollus si chiama Aliollus Associazione Medico-Scientifica. È molto semplice trovarci. Su Facebook. Tutte e due le associazioni si trovano su Facebook. Penso di averle detto tutto quello che insomma era possibile. Va bene? Ok, sì, glielo passo subito. Grazie mille, è stato un piacere. Sì, sono presente tutte e due le associazioni. Oggi parleremo di Asylum Italy. Sì. Sì, perfetto. Sì, però lei mi faccia le domande.
perfetto. Come nasce l'ASLIM e quello che fa? Buongiorno, sono presidente dell'associazione ASLIM Italia, Associazione Liberi Imprenditori, e ci occupiamo prettamente di mala giustizia, di problemi burocratici e di problemi riguardanti il fisco, che sarebbe contro l'ufficio di entrata Equitalia. Abbiamo gestito diverse problematiche di Equitalia, sarebbe la cattiva gestione delle cartelle esattoriali già prescritte che l'ufficio delle entrate continua a notificare la povera gente pignorandogli le macchine e le case e tutto quello che c'è. Noi stiamo facendo una lunga lotta e vorremmo che la gente che ha queste tipologie di problemi si rivolgesse direttamente a noi. La nostra linea telefonica diretta H24 331 826 5363 è direttamente con il presidente che vi parla. Poi c'è la linea della redazione 0823 80 51 80. Poi c'è lo studio legale, tributario e fiscale che si occupa prettamente a carattere internazionale 0823 48 40 43 e ritorniamo a noi. Abbiamo gestito anche le problematiche più grosse, aziende in difficoltà. Noi non vogliamo che le aziende vadano dai curatori fallimentari al fallimento. Quindi se c'è qualche imprenditore all'orlo del fallimento, io Alessandro Pucci sono in grado di studiarvi la problematica e di cercare di non portarla al fallimento e di salvare dei giovani, leve e le vecchie proprietà familiari dei genitori e riportarle in auge. Quindi sono chiaro, aziende prettamente in difficoltà, prettamente all'orlo del fallimento, incontriamoci, ma non rovinate quello che hanno creato i vostri genitori e quello che potete portare avanti voi, perché oggi trovare un posto di lavoro è difficilissimo. L'associazione ASLIM Italia ha gestito anche la problematica e la misura sul reddito di cittadinanza. Anche lì non abbiamo contestato la misura. Abbiamo contestato l'entourage di una misura che è stata gestita male e che hanno sperperato i soldi con i rumeni, con gli extracomunitari e con gente che non meritava quella misura. Quella misura va data a gente di 50 anni, 55 anni, genitori con i figli che dopo 20 anni si ritrovano senza posti di lavoro. Non va data, come hanno fatto loro, a tutti quanti coloro i quali non hanno mai lavorato, compresi i ventenni. Questo lo ribadirò fino a che morte non ci separi. Ribadisco, chi vuole una gestione diretta con l'ASLIM Italia, l'Associazione Liberi Imprenditori, 0823 80 51 80, il mio numero diretto 331 826 5363. Presidente, dottore Alessandro Cucci, da una vita tributarista al fianco delle classi più deboli, delle persone più deboli. Io vivo per loro, vivo per le persone che hanno realmente necessità quotidiana di gestire le problematiche di qualsiasi genere, perché sono anche presidente di un'associazione, Aliolus, associazione medico-scientifica per patologie non riconosciute al servizio sanitario. Quindi io prettamente, dottor Alessandro Pucci, ribadisco, sono né sociale, sono per le classi più deboli e sono contro lo Stato italiano, contro la tassazione, contro l'Agenzia delle Entrate, sono contro ai sistemi burocrati, contro il popolo italiano. E ribadisco un concetto e non lo finirò mai di dire: morirò dannato se lo Stato italiano non modifichi la tassazione, perché ci ha distrutto, ci ha buttato all'orlo
della depressione, perché avevamo delle grosse realtà nel mondo del turismo, nel mondo degli imprenditori, hanno distrutto tutto. Oggi vanno forti solo le grandi menti. Un altro calcolo mondiale in Campania e in Italia, i giudici. Silvio Berlusconi ha ragione, Renzi ha ragione, Fabrizio Corona non è un delinquente, è una persona per bene, lo avete reso voi delinquenziale. Perché non segui, la ringrazio e saluto tutti, buon lavoro e vi auguro una bellissima giornata.